Un saluto a voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Backbeat e anche a tutti coloro che ci stanno seguendo su Facebook. Nel racconto della passione di Marco, tre discepoli hanno un rilievo particolare. Da una parte ci sono due discepoli, Giuda, che tradisce Gesù, e Pietro, che lo rinega. Personaggi che conosciamo, che sono ben impressi nella nostra memoria. E dall'altra parte c'è una donna, senza nome, che unge Gesù. Ma mentre la storia di Giuda e di Pietro sono scolpiti nella nostra memoria, la storia di quella donna è praticamente dimenticata. Anche se non solo nel Vangelo di Marco, Gesù dice di lei: «In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, quello che costei ha fatto sarà raccontata, in memoria di lei». Vorrei oggi invitarvi a leggere il testo riportato nel Vangelo di Marco al capitolo 14, sono i versetti da 3 a 9. Gesù era a Betania, in casa di Simone, il lebbroso, e mentre era là a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni, indignatisi, dicevano tra di loro: «Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri». Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: «Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete farlo del bene, ma me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Non so chi di voi ha mai letto bene questo testo. In preparazione di questo studio biblico ho chiesto ad alcune persone di leggere il testo e così a caldo, senza fare una ricerca teologica o altro, di farmi delle domande. E vorrei cercare di spiegare alcuni aspetti di questo brano a partire da queste domande. Ascoltiamo la prima. La donna che unge Gesù era davvero una prostituta? No, non lo era. Ma forse nella memoria di qualcuno è rimasto appiccicato l'immagine di una donna che ungeva i piedi di Gesù. E questa donna è ritenuta o viene indicata come una grande peccatrice. E che cosa è nell'immagine comune una grande peccatrice? A quei tempi una prostituta. Oppure, erroneamente, viene identificato con Maria Maddalena. Ma qui, nel testo di Marco, non è né una peccatrice e neanche Maria Maddalena.
perché mentre il testo nel Vangelo di Marco parla di questa donna come una sconosciuta, di cui non viene detto né il nome e neanche che sia una peccatrice, in altri Vangeli viene raccontato una versione diversa. E se fate caso, molto spesso ancora nelle nostre Bibbie dove ci sono i titoletti del brano, è scritto Maria di Betania unge il capo di Gesù. Invece nel testo stesso la donna resta anonima. Allora noi vogliamo oggi commentare il racconto del Vangelo di Marco e capire meglio questa donna sconosciuta e questa unzione. Questo brano si trova nel Vangelo più antico ed è qui contenuto assolutamente la tradizione più antica a proposito dell'unzione di Gesù ad opera di una donna. Vorrei ricordarci il tempo e il luogo di questa singolare azione. Tutto quanto avviene all'incirca 2 giorni prima della Pasqua ebraica. Gesù è giunto a Gerusalemme con tutto il suo gruppo, il suo arresto imminente. Gli organi ufficiali ebraici hanno deciso di farla finita, di rendere inoffensivo questo predicatore radicale e un po' arrabbiato che ha un seguito così grande. E gli uomini che lo accompagnano dai primi giorni sono diventati in misura sempre maggiore sconcertati e dubbiosi. E lo fraintendono radicalmente. Gesù parla della sua morte, ma le persone che gli sono vicine hanno capito il dramma che sta vivendo? Sembra proprio di no. Da quello che racconta Marco, i discepoli in qualche modo oppongono resistenza al fatto che quell'esperienza vissuta insieme, che era pieno di speranze, debba terminare con il dolore e con la morte. Queste idee loro respingono e i discorsi di Gesù, quando parla della sua morte, a loro non piacciono. Abbiamo diversi testi a riguardo, ma per esempio in Luca 8, nei versetti 31-33, viene detto che Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dai scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Dunque, di queste cose Gesù ne aveva parlato a più riprese. Ma mentre diceva queste cose apertamente, dice Marco, Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Dunque, non piace, non capiscono e hanno paura. Perché in un altro testo Marco dice, mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro, essi erano turbati. Quelli che seguivano erano pieni di timore. Questo è lo stato d'animo dei discepoli. Ora siamo arrivati a Gerusalemme. Siamo in una cittadina molto vicino a Gerusalemme, a Betania appunto. Marco ha già raccontato nei 2 versetti prima del nostro brano che i capi religiosi hanno deciso di arrestare Gesù e di ucciderlo. Gesù si trova con qualcuno dei suoi in casa di Simone. Viene detto il lebbroso, probabilmente era un lebbroso guarito, altrimenti sarebbe stato difficile sia di vivere a casa proprio sia di ricevere amici. Comunque, in questa cerchia maschile che è riunito intorno al pasto,
irrompe una donna. Lei non fa parte della famiglia di Simone o della sua servitù. Lei prende un vaso di alabastro, rompe il collo e versa l'olio profumato in esso contenuto sulla testa di Gesù. Ascoltiamo una domanda che viene posta a riguardo. Cosa significa rompere l'alabastro? Vuol dire che rompe il vaso? E perché? Eh sì. Siamo in un'epoca in cui gli oli preziosi, gli unguenti, erano contenuti non nelle boccette di vetro come li conosciamo oggi, che vengono usati per i profumi, ma in vasetti oppure ampolle, ma molto piccole. Gli alabastro, come in questo caso, potevano essere anche di terracotta. E queste ampolle erano sigillate e per aprirli si doveva proprio rompere il collo e tutto il contenuto, olio profumato, doveva essere versato, usato, non si poteva richiudere questo contenitore. Era un'usanza normale versare una grande quantità di olio sulla testa ad una persona mentre questa è a tavola? Direi che non era un'abitudine. Comunque non era neanche una quantità enorme di olio. Però il nardo era un olio profumatissimo, è un olio di lusso. Dunque era qualcosa veramente particolare, possiamo dire anche eccezionale. Questa donna, avvicinandosi a Gesù e versandogli l'olio sul capo, dimostra coraggio ed una grande capacità di prendersi cura e dare attenzione. Mi chiedo cosa la spinga a fare questo gesto. Per rispondere vorrei indicare alcuni momenti in cui si ungeva nell'antichità. Perché si ungeva gli ospiti, per esempio, quando arrivavano, al fine di rinfrescarli. Ma non per forza il capo, piuttosto le mani. Oppure si ungevano i morti per imbalsamarli e per onorarli. Altro aspetto che sicuramente qui c'è, usato anche nella spiegazione di Gesù in vista della sua morte. Però si ungevano anche i malati per guarire, spalmando un olio sulle parti feriti, oppure come massaggio, come gesto d'amore, di attenzione, di cura. Ma il significato pubblico e religioso di ungere il capo significava di scegliere qualcuno per un ruolo o per un compito particolare. I re erano unti, unti con olio come parte della cerimonia di incoronazione. E anche i profeti usavano quel rito dell'unzione. Forse qualcuno di voi si ricorda l'unzione di Davide o di Saul da parte del profeta Samuele. E la donna, senza nome, nel suo gesto identifica Gesù come il Messia. Questa parola ebraica, Messia, viene nel Nuovo Testamento tradotto in greco e riportato con la parola Cristo. Il significato di tutti e due queste parole è l'unto. La donna che unge Gesù riconosce chiaramente la messianicità di Gesù e conosce o riconosce che la messianicità di Gesù significa sofferenza e morte. Per Marco questa donna è la prima
che ha riconosciuto l'importanza centrale della passione di Gesù. Il suo gesto si colloca in Marco all'inizio, proprio all'inizio del racconto della passione. E lei indica con il suo comportamento che la strada di Gesù verso la morte e forse si pensa già espressamente alla risurrezione è il centro decisivo del messaggio. E questo suo gesto viene ben accolto da parte di Gesù, ma condannato dagli altri. Non sembra che le altre persone si indignino per le azioni di Maria, ma solo per lo spreco. A parte che anche qui Fernanda nella sua domanda mette il nome Maria alla persona che unge, ma non è Maria. Però è vero. Il gesto in sé sembra che ai discepoli non porta indignazione, ma solo lo spreco. Il nardo era un olio profumato di lusso. Il nardo ha un profumo molto, molto intenso. Immagino che tutta la stanza in cui si intratteneva la gente era immerso, pieno di questo profumo. E questo profumo sarà rimasto appiccicato a Gesù per tutto il periodo che seguiva, forse anche per giorni, fino alla sua crocifissione. Questo nardo viene estratto da una pianta che cresce sulle pendii dell'Himalaya indiano. Era nell'antichità uno dei oli profumati più costosi. Ma il nardo nell'Antico Testamento viene anche citato come olio dei re. E a questo riguardo mi è stata posta un'altra domanda. 300 denari erano una somma davvero ingente? Assolutamente sì. 300 denari era all'incirca equivalente del salario annuo di un operaio, di un bracciante, di uno che doveva faticare per arrivare a avere il bisogno di ogni giorno. E significa che la donna ha usato qualcosa di molto prezioso, non solo nel senso del costo del profumo, ma anche qualcosa di ciò che possedeva. Da dove avrà avuto tanto denaro? Faceva parte forse del suo corredo, di quello che lei ha portato con sé nel matrimonio? Qualcosa che avrebbe potuto vendere nei tempi di difficoltà? Non lo sappiamo. Possiamo solo fare ipotesi. Comunque non è importante in questo contesto. Però vorrei aggiungere ancora un altro aspetto. Mentre i discepoli, gli uomini seri, vedono in questo gesto solo uno spreco, pensano solamente al valore materiale, è curioso notare che nel racconto che segue l'episodio dell'unzione a Betania, Giuda si reca dai capi dei sacerdoti con lo scopo di consegnare Gesù a loro contro una somma di denaro. L'uso predominante del denaro nel nostro mondo corrotto è destinato per acquistare il male e spesso non per servirsene per il bene, in qualsiasi modo possibile. Invece di questo generoso atto d'amore di questa donna anonima, dice Gesù, sarà raccontato in tutto il mondo in memoria di lei. Il tempo a nostra disposizione è finita. Tante cose si potrebbe ancora scoprire in questo testo, ma dobbiamo terminare per oggi. Arrivederci.